Buonasera a tutti. Nei miei video precedenti vi ho parlato dei testimoni di Geova, vi ho detto che non sono una testimone di Geova, però in alcuni commenti, alcuni hanno continuato a insistere che lo fossi. Da chi non è testimone di Geova spesso si ricevono commenti scortesi. Io non sono testimone di Geova, ma ho parlato a loro favore, cioè ho detto che io apprezzo il fatto che si comportino come i primi cristiani. Ora in questo video vi vorrei porre una domanda: ma perché quando i cattolici incontrano i testimoni di Geova, alcuni fanno finta di non salutare, altri appendono alle porte la scritta poco simpatica "Siamo cattolici, non bussate"? Quindi questa significa, a mio parere, un'aperta discriminazione nei confronti di altre persone, significa non voler ascoltare le opinioni altrui, e significa anche definire altre persone non soltanto diverse da noi, ma considerarle come se fossero una setta. E quindi diciamo che queste persone che discriminano in questo modo i testimoni di Geova non sanno che in questo modo li stanno paragonando a quelle sette che veramente sono pericolose e che spesso diffondono i loro messaggi attraverso internet. Con questo che voglio dire, i testimoni di Geova, come ho accennato, sono simili ai cristiani dei primi secoli. Seguono il comando di Gesù di predicare a due il messaggio del regno. Mi è stato anche fatto osservare da chi naturalmente sarà un cattolico infarcito di fascismo e troppo conservatore, che i testimoni di Geova predicano il regno di Dio su questa terra, che deve venire quando verrà Gesù Cristo. Ora, questa persona molto intelligente mi ha detto che si parla della Gerusalemme celeste, ma diciamo anche il credo cattolico dice che Gesù verrà per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Quindi si riferisce a un paradiso su questa terra. Da questo punto di vista, i testimoni di Geova danno un'interpretazione letterale delle scritture, come facevano i primi cristiani che attendevano il regno di Dio su questa terra. D'altronde anche Gesù disse: "Il regno di Dio è qui in mezzo a voi". Quindi diciamo che questo video vuole essere contro la discriminazione e spesso la xenofobia che colpisce i testimoni di Geova ingiustamente. Mi è stato detto anche che le loro riviste sono piene di spazzatura. Le loro riviste è vero che sono fatte dal corpo direttivo, però spesso contengono articoli scientifici e non soltanto religiosi. A me interesserebbero gli articoli scientifici perché io mi occupo di scienza e di storia. È stato proprio in uno di questi articoli che ho letto il fatto di Magellano, della prima circumnavigazione della Terra, e che il viaggio di Magellano dimostrò senza ombra di dubbio che la Terra era sferica, contro tutte le fesserie che dicono i terrapiattisti. Quindi, prima di giudicare, prima di discriminare, i testimoni di Geova non sono affatto degli ignoranti e dei fanatici, perché la scienza la approvano e la condividono, certo non asseriscono che la Terra è piatta, non discriminano affatto gli studi superiori. Il fatto della circumnavigazione della Terra, ripeto, l'ho letto in una di queste riviste che mi era stata data per strada, pur non essendo io, ripeto, io non sono una testimone di Geova. Quindi, da un punto di vista letterale, danno un'interpretazione delle scritture letterale. Io non condivido il fatto dell'evoluzione perché io parlo di evoluzione guidata da Dio, anche se a quanto ho capito i testimoni di Geova non danno un'interpretazione letterale della creazione in 6 giorni, come invece fanno altri gruppi chiamati del cosiddetto creazionismo vecchio, ovvero che intendono che Dio ha creato letteralmente il mondo in 6 giorni. Il fatto dell'evoluzione guidata da Dio è l'ipotesi più plausibile e più conciliabile con la scienza. Quindi, discriminare chi la pensa diversamente da noi non è giusto. A mio parere, si dovrebbero ascoltare le opinioni degli altri prima di scrivere, di appendere sulla porta "Siamo cattolici, non bussate". Perché i cattolici non vanno anch'essi a due a predicare come comandò Gesù e i suoi apostoli? Perché hanno paura di farlo?
Perché è stato insegnato loro a non farlo. Quanti cattolici conoscono la Bibbia? Probabilmente i cattolici non hanno mai aperto la Bibbia in vita loro, tanto ci sono i preti che lo fanno. Quindi, prima di accusare, riflettete. Il cristianesimo vero purtroppo è morto in Italia tra i cattolici. I testimoni cercano di avvicinarsi al cristianesimo delle origini. Non dico io che ci riescano e che non sbagliano in niente, anche loro sbaglieranno, ma sono esseri umani. Quindi non giudicare, perché chi giudica sarà giudicato. Quindi, prima di giudicare, di sparare stupidaggini, di criticare persone che la pensano diversamente da voi, fermatevi magari ad ascoltare, a scambiare due parole. Anche se la pensate diversamente, il saluto amichevole non si toglie a nessuno, tranne a chi fanatico si ritrova a insultare, come mi è capitato in qualche commento di essere insultata io che ho poco gradito. Finché si tratta di critiche costruttive sono ben accette, ma mi sono stata accusata di essere una testimone di Geova, per me non sarebbe un'accusa. Certo, meglio di essere terrapiattista o di essere una cattolica fanatica, comunque io non sono testimone, lo ripeto. Anche se li ascolto quando mi passano accanto, prendo le loro riviste, tanto non mi costa nulla. Non è vero che spillano soldi alla gente, a quanto mi risulta. Non sono una setta, quindi con questo è tutto. Vi saluto. Riflettete sui vostri errori prima di discriminare persone che non hanno fatto nulla. Arrivederci, è tutto.